Ciao ragazzoli e ragazzuole e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo venuti al Ponte Ramello perché faremo la seconda risalita fiume. Oggi risaliremo il fiume Vara, dopodiché prenderemo una scorciatoia, adesso non mi ricordo come si chiama quell'altro pezzettino di fiume, un affluente. Risaliremo un pochettino di quello, saranno all'incirca 300-400 metri di cammino. Dopodiché ci staccheremo dal fiume e costeggeremo praticamente una cava dove ci lavora mio padre e cava che vi ho fatto vedere anche già in un video della raccolta legna. Arrivati a quel punto lì ci faremo un piccolo tè e si concluderà lì il video. Partiamo subito. Adesso siamo ufficialmente partiti e piano piano ci incamminiamo, va? Come odio camminare sui sassi. Poi prendi il sasso, quello che sbrilla un po', e ti parte la caviglia. Pensa che dovremmo farla anche al ritorno, perché non possiamo passare dal ponte. Io non mi fido a passare dal ponte. Dopo che tipo 3 anni fa mi è cascata una tavola in testa, figurati quest'anno. No, ma c'hai ragione. Infatti guardate, perché questo ponte qua è chiuso, perché ovviamente potrebbe crollare da un momento all'altro, e sarebbe l'unico punto breve dove passare per il ritorno, no? Soltanto che dubito ci passeremo, proprio perché è pericoloso. Parkour. Ah, dovete sapere che mio cugino è un pessimo videomaker, non so come si dice. Ah, è vero, ma dobbiamo andarla giù. Comunque, dicevo che mio cugino non è bravo a fare i video, no? Potete andarci tranquillamente a vedere nel primo video, appunto, della risalita a fiume, che non ho mai inquadrato mezza volta, inquadrava sempre i suoi piedi. Ed è per questo che, e quindi io ho messo la GoPro in testa, così almeno sono sicuro che dove guarda inquadra. Dove guardo, infatti. Dove guardi, però. Mi guardo i piedi, però. Guarda, Andre, hanno fatto tipo i pellegrini. Facciamolo anche noi. Facciamone uno nuovo. No, devi metterlo in cima. Ma devi metterlo in cima qua. Qui. Stai zitto. Qui. Va bene. Ok, va bene lì. Porca puttana. E prendi il volo. Forse sai che è quasi meglio passare in mezzo all'acqua. Tanto ormai siamo bagni. Sì, ormai siamo bagni, quindi non è che... Siamo tutti bagnati. Porco can... Cosa è successo? Che cos'è? Cinghiale, mi sa. È una mega zampa. È una mega zampa, cavolo. Speriamo di non incontrare sto cinghiale, perché è gigantesco. Sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Ma tu sei piccolino. Ma sei veramente basso, eh. Ok, siamo arrivati al secondo ponte, quello che indica i tipo 300 metri di cammino, 400. Ah, ah, ce l'ecco. Ah! Ma questa bottiglia? Cosa ci vuoi fare? Non abbiamo sacchetti né niente dietro, non ci ho pensato a portarli. Dovremmo farlo magari una risalita a fiume dove magari puliamo il fiume, però. Vai piano, vai piano. Oh, oh, oddio! Porca zozza, stavo per ammazzarmi. Rapide in arrivo, quelle lì sono il problema. Forse possiamo arginarle. Vabbè, le rapide in realtà le passiamo facili. Le rapide le passiamo rapide. Tarantan. Tutte girieni. Cerchiamo di non pestarli. Prendo un rabattone per terra. Guarda, è tutto melmoso, quindi rischiamo. Io ho un motivo da tipo 350 euro per non cadere. Anzi, di più, perché ho un telefono nello zaino, uno che sto registrando e il drone. Soprattutto il drone. Oh, lì è alta l'acqua. Porca vacca, ma qua è altissima. Ci conviene passare di qua, sì. Invece un cazzo, ci conviene passare di lì. Ci conviene passare di lì, cazzo. Sì, guardate, non possiamo mica scendere di qua. Dobbiamo attraversare e passare di là. Andare laggiù che si può passare. Passare in mezzo a quelle piante e andare in giù. È l'unico metodo per non arrivarci fino al collo. Questo è uno dei problemi che si possono avere quando si porta dietro dell'attrezzatura. Ovvio che se fossimo stati senza niente potevamo passare tranquillamente lì e inzupparci. Ok, abbiamo arginato il punto. E primo ostacolo passato, dai. Che puzza di piscio. Ah, un'ortica. Ci sei? Dai. Te hai anche tutte e due le mani libere. Su. Ah, ho
Che bel punticino, guardate qua. Ci avevo mai fatto caso, è fighissimo qua. Quanta schiuma. Gustoso. Ci darei quasi una leccata. Sì, anch'io, guarda. Due leccate. È un cappuccino palese. Non rompere il cruscotto che l'ho riparato. L'ho detto ad Angela. L'ho detto ad Angela. Non rompere il cruscotto. Io sono Marietto. Non me la ricordo più. Oddio! Una biscia, cazzo, mi sono c***o addosso. Oddio! Cazzo era? Una biscia, cazzo, mi sono c***o addosso. Lol. Una cosa non volevo vedere oggi. Beh, dovevamo beccarle, eh. Era strano che non avevamo ancora beccata una. Vabbè, ma intanto era... Cioè, io mi sono c***o addosso perché non me lo aspettavo, ma... Ma è quello! Non è che è il fatto che ti possono far male, perché... Perché intanto era una natrice dal collare, se non ho visto male, eh. Ma sì, sono sempre quelle che rompono i c***oni. Però fanno paura quelle b***e. Se te le trovi così. Mi cago sempre addosso. Quella lì ha proprio fatto. Oh cazzo. Ha fatto così, ha fatto. Ma rompere il cruscotto. Ma dove cazzo siamo adesso? Ma io non me la ricordavo così. Oh! Lunga. Ma piedi nel fiume sembra, ma ci metti di più, eh. L'ho registrato. Una scatoletta di tonno. Madò, guarda che figo lì. Tutto qua. Sì. Ganzo. Non rompere il cruscotto. Lo so, Marietto. Ma io non mi ricordo mai quella canzone. Ho trovato un lapiscazzolo. Ma guardate che spettacolo. Un lapiscazzolo. Ma che cazzo? Sì, ma se ci sono quelle conformazioni rocciose lì, come facciamo a salire poi? È quello che ti ho detto. È un problema. Mi fanno male le... Che figata. Che figata. Sì, ma adesso come lo passiamo? Oh cazzo, è vero. Cazzo, è profondissimo. No, non possiamo passare. Ma no, è troppo profonda. Forse lì. Qua è troppo profondo. Ma qua c'è il mostro di Loch Ness, cazzo. Ah, bellissimo, eh. Te lo giuro, bellissimo questo punto, eh. Ma come lo passiamo? Dobbiamo provare laggiù. Sì, come facciamo a scendere? No, ma qua è pericoloso. No, vabbè, ma c'è da ammazzarsi. Non vorrei che si annulla tutta la risalita adesso. No, non ci si può passare. Ma sai cosa dobbiamo fare piuttosto? Cercare un punto di risalita di là, sto punto. Almeno andiamo già dalla cava, per forza. Mi sa che dobbiamo fare così. Trovare un punto d'accesso là dietro, lì dietro, tipo. Qualcosa del genere, per andare direttamente in cava. Non rompere il cruscotto. Io avevo un'opzione, Ale, guarda. Faccio vedere l'opzione. Aia. Ah! La caviglia. Aia. Catroia, mi sei incastrato. Qui, scendere, a scalini, di là. Poi vai di là giù in fondo. Però no, qualche... Andre, se scivoliamo e andiamo in acqua... Io butto via veramente dei gran soldi. No, esatto. Allora abbiamo deciso che torniamo dal secondo ponte che abbiamo sorpassato. Quindi torniamo adesso indietro per bene. E guardiamo, tornando indietro, se troviamo un punto di accesso in salita. Dopodiché ci avviamo verso la cava. Ok, forse possiamo salire di qua. Cioè non siamo dal ponte ovviamente. Però mi metto giù i pantaloni, non si sa mai. Te c'hai i pantaloni lunghi, io c'ho i pantaloni corti. Ma perché ti viene una crisi potente. Una crisi potente. Ma cos'è, un sentiero? Sì, è tipo. Sembra un è vero. Guarda, sembrano delle scalette. Sì, passo, sono fatta a po'. Yom, 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 yom. Bam, bam, bim, bam. Oh, Ale, un fungo. Guarda. Dove? Qua. Ma vai a cagare. Da una parte me lo aspettavo, dall'altra non so perché ti ho creduto. Da risalita fiume a risalita bosco è un attimo. Dove siamo? Ora dobbiamo cercare di capire dove minchia siamo. Sento le macchine. Ah, ok, eccola lì la strada. Guardate qua che schifo. Dai. Che palle, chi lascia sta roba? Ah, sì. Mi fermo. Me le lanci addosso. Ma le devo levare. Ma quanto sono alte ste ortiche? Sono alberi. Ho ricolpita. Sono alberi, non sono ortiche. Dai, mi sta venendo. Cazzo. L'ho presa con la mano. Nelle gambe. Ma perché queste qua sono tipo devastanti? Aia! La strada! Sì! Sì, la strada! La strada!
la strada. Sì, sì, sono pieno di di punture di ortica. Che male. Ah, basta, mi sta venendo una crisi potente. E dobbiamo ancora salire. Ecco il sentiero. No, ma dai, è tutto sporco. Tecnicamente è questo che dobbiamo prendere. No, quello è più giù, quello che dobbiamo prendere, insomma. No, Ponte Radanello, in cava nella Madonna del Trezza, giusto? È questo qua? Quello che va in cava dovrebbe essere giù in fondo. È l'ultimo proprio. Mettiamoci accostati e chiamiamo Mercai. Ripeti il perché non ci conviene. Perché non so se hanno pulito tutto il sentiero, non credo che l'abbiamo pulito tutto. Hanno pulito solo l'ingresso lì. Più avanti deve essere chiuso dalle piante, dai bocchi, da tutto. Ok. Non ci arrivi a Bracelli. Quanto l'hanno pulito non lo so. A Bracelli non ci arrivi di sicuro, perché in cima è chiuso dai bocchi marini. Sì, ma hai detto che c'è anche un punto dove ci si può cadere. Dov'è che è? Più avanti, poi c'era una passerella di tavoli, mi ricordo, ma ti parlo già di 7-8 anni fa. La passerella di tavoli che erano da marcia allora. Ah, ok. Quindi è pericoloso. Io non so se l'hanno fatto, se l'hanno pulito, dove sono arrivati. Dove no, vabbè, non rischiamo. Vabbè, dai, ciao pa, grazie. Ciao. E niente, porca paletta. Allora, io sapevo che c'era il sentiero, non sapevo precisamente quale fosse. Allora ho chiamato mio padre per informazioni, però ci ha detto che, infatti l'abbiamo visto, effettivamente è molto sporco, ci ha detto che è molto pericoloso e c'è questa passerella qua che dove dovresti passare per forza, che già 7-8 anni fa, come avete sentito, era marcia, quindi non andiamo a rischiare di non passarci o comunque di farci del male. Quindi niente, torniamo dal ponte e facciamo lì il tè, ce lo facciamo lì a questo punto. Questo episodio si chiamerà risalita fiume flop, è proprio un flop. Cioè, la risalita fiume l'abbiamo fatta alla fine, ci sta, però vabbè, perlomeno ho testato il drone. Volevo testarlo lassù in cima perché sapevo che si vedeva tutto un bel panorama di qua e di là. Vabbè, al massimo faccio una cosa, arrivo al ponte e magari ci sgancio, visto che ho il drone adesso, porto lassù il drone e quindi ci arriviamo anche senza arrivarci. Ci sta, eh? Ce lo portiamo. Siamo arrivati al Ponte Ramello. Adesso tecnicamente non ci si potrebbe passare. Come vedete è serrato tecnicamente. Adesso passiamo di lì e stiamo attaccati con le mani lungo tutta la ringhiera, così almeno se casca qualcò non caschiamo anche noi. Grazie. Sì, abbastanza. Vai, vado prima io. Che ansia, c***o, passare di qua. Guardate qua i buchi che ci sono. Che ansia ragazzuoli. Ve lo giuro, guardate qua che buco. Guarda qua che buco, che ansia. Non guardo avanti perché non voglio vedere quanto manca. Mio Dio, che ansia, che buchi che ci sono. Oddio, guardate qua. A posto, io ci sono arrivato. Vieni. Mi sta girando la testa. Io mi sono cagato addosso. Che ansia passare in quel punto. Mamma mia. Non vedevi i buchi, ti giuro. Mamma mia. Ma poi c'erano quei buchi allucinanti. Ragazzi, voli, non fatelo. Non abbiamo fatto la risalita per non rischiare, ma abbiamo rischiato un botto qua. Fatte, vi ho fatto vedere che spettacolo c'è. Adesso facciamo il bel teino. Non sono riuscito a andare. Tutte e due batti. Che stampa. Teino fatto. Cin. E niente, possiamo terminare qua il video. Grazie per averci seguito. Spero che il video, anche se un po' un flop, vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.